Si è svolta in questi giorni a Palermo la scuola estiva dell'ANIEF. 4 giorni incentrate sulle novità del mondo della scuola e sul nuovo contratto collettivo siglato dal sindacato. Sono intervenuti ministri, politici, sindacalisti, magistrati ed esperti di diritto presso la Sala Rossa di Palazzo Reale di Palermo, dove ha sede l'Assemblea regionale. I lavori sono stati aperti dai messaggi inaugurali del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, della senatrice Anna Maria Bernini e dei segretari generali della CISL e della CESI. Le aperture del governo sulla carta dei docenti e sulla ricostruzione di carriera sono due importanti conquiste del sindacato e questi argomenti sono stati al centro delle giornate di studio, insieme al problema della retribuzione e della formazione e alla determinazione dei compensi e dei criteri per i salari accessori dei tutor e degli orientatori. Durante la conferenza della struttura territoriale ANIEF, che si è svolta il 20 luglio, il presidente Marcello Pacifico ha aggiornato centinaia di delegati del sindacato riuniti a Terrasini riguardo agli estremi del contratto e l'impegno volto a sbloccare l'indennità di vacanza contrattuale per ottenere i previsti aumenti mensili pari al 50% dell'inflazione, equivalenti ad un aumento immediato in busta paga di circa 150 euro. Il 21 luglio invece si è tenuta una giornata di studio con ministri, politici di maggioranza ed opposizione, giudici e giuristi, organizzata dal giovane sindacato per parlare del PNRR e di precariato. Sono 15 anni di ANIEF. ANIEF è stata fondata a Palermo 15 anni fa, con da 5 soci fondatori, oggi siamo più di 54.000. Dopo 15 anni siamo diventati ormai oggi un sindacato tra i maggiormente rappresentativi del comparto istruzione e ricerca. Siamo attivi non solo per il personale scolastico, docente, ATA ed educativo, ma anche per il personale dell'università, degli enti di ricerca, dell'AFAM. Abbiamo firmato dei contratti finalmente per riportare il ruolo del sindacato al centro rispetto all'invasione dal punto di vista legislativo di alcune norme che invece dovevano essere regolate per contratto, e abbiamo anche migliorato il contratto siglato dagli altri sindacati precedenti nel 2016-2018, dando risorse maggiori rispetto all'inflazione, dando delle risorse in più rispetto a tutto il pubblico impiego per il personale del comparto istruzione e ricerca. A Palermo c'è la sede nazionale dell'ANIEF, ma a Palermo c'è la necessità di portare avanti un progetto ben chiaro che ogni giorno coltiviamo, che è quello di avere un dialogo costante con il Parlamento, con le aule dei tribunali, con le aule di giustizia, ma non solo nazionali, ma anche con le istituzioni europee. A Palermo Federico II tanti anni fa parlava di legge e giustizia, lex et justitia, sorores sunt, sono sorelle. Di nuovo cerchiamo attraverso lo studio di migliorare la condizione di tutti i lavoratori della scuola per poi rendere un servizio migliore per tutti i cittadini, per il Paese. La politica di ANIEF è quindi sempre stata incentrata sulla lotta alla precarietà ed ha prodotto tanti risultati, dal contenzioso partito dalla Corte dei Conti di Giustizia Europea alla procedura di infrazione aperta 9 anni fa in Europa.